Un giallo, un romanzo umoristico, un viaggio nella storia della Rai. È Ombra di giraffa, pubblicato da Garzanti, l'ultimo libro di Bruno Gambarotta. Prendendo spunto da uno scherzo organizzato da cinque ex dipendenti, ora in pensione, del centro di produzione di Torino, per ricordare un collega scomparso, Gambarotta racconta la televisione pubblica di un tempo, facendo venire tanta nostalgia. Gambarotta, chi è Ombra di giraffa? Sì, Ombra di giraffa è il soprannome che viene dato a un tecnico, che veniva dato a un tecnico di abilità sopraffina, quei grandi tecnici che hanno fatto la storia della Rai quando la televisione esordiva, cioè dove i problemi erano enormi dal punto di vista dell'immagine, della trasmissione, eccetera. Che aveva questa abitudine quando lui stava nella regia, nel controllo regia, quindi era chiuso dai vetri. Però lui, quando compariva un'ombra di giraffa sulla faccia di un attore, non poteva esimersi dall'urlarlo, nonostante che tutti gli altri presenti in studio la cosa l'avessero notata. E quindi questo soprannome gli è rimasto anche quando sono arrivati i radiomicrofoni. La giraffa era un trabiccolo che portava appeso un microfono enorme che calava dall'alto. Il giraffista era seduto in cima a sto trabiccolo e la orientava in direzione dei. Allora succedeva che se un attore che aveva provato infinite volte la sua posizione, ma nella concitazione del momento, dalla diretta, si distraeva e prendeva una posizione anche solo leggermente diversa da quella prescritta, il cameraman doveva seguirlo perché se no non l'avrebbe inquadrato e sulla faccia dell'attore due volte su tre si stampava l'ombra. Peraltro era una cosa che il pubblico non notava quasi, erano i tecnici che lo notavano. Il libro rimanda alla stagione dei grandi sceneggiati tratti dai classici, che ora non si fanno più. È stata una stagione quella dei grandi classici, la stagione dobbiamo rifarci a quell'Italia che nel dopoguerra si sentiva generalmente in gap di istruzione. Sul piano linguistico nel 1945 il 70% degli italiani parlavano solo il dialetto di casa loro e Tullio De Mauro sostiene che appunto l'unificazione linguistica l'ha fatta la televisione. E poi c'era un gap proprio di conoscenza, di saperi, di aggiornamenti. Infatti non dimentichiamoci che sono stati gli anni delle pubblicazioni a dispense dei fratelli Fabbri, i Maestri del Colore, la Bibbia a dispense, la Divina Commedia. Tutte le settimane in edicola usciva un nuovo fascicolo. Gli anni in cui la Mondadori mise gli Oscar in vendita nelle edicole, che è stata, adesso sembra una cosa da niente, ma allora era considerata una vera e propria rivoluzione. Cominciarono con Addio le armi, con Via col vento. E in questa ondata c'era anche il tentativo della televisione diretta da questo gruppo di professori, che era una televisione pedagogica, assertiva, era una televisione, come dire, di pedagogia calata dall'alto. Che però cercava di promuovere questo tipo di conoscenze dicendo non leggono, non leggeranno mai Delitto e Castigo e Fratelli Karamazov, almeno facciamogli sentire il profumo di queste storie, sceneggiandole in qualche modo. Era una TV pedagogica, ma era anche servizio pubblico. Era servizio pubblico, ma soprattutto teneva insieme l'Italia, era il collante dell'Italia, perché tutti vedevano lo stesso programma e ne parlavano il giorno dopo. Era il terreno su cui tutta l'Italia si ritrovava, anche a dissentire, però c'era questa. Adesso non c'è più, adesso l'Italia è esplosa, è frantumata, è litigiosa, è rancorosa, no? Ci sono divisioni per cui uno va a sentire e vedere su internet solo le cose di quelli che la pensano come lui, no? Non c'è questa. E l'Italia, la Rai avrebbe un grande ruolo ancora, secondo me, però ci vuole il coraggio di uscire dalla logica degli ascolti, degli sponsor, delle agenzie, di darsi compiti più alti, secondo me più ambiziosi, insomma, e non essere. Io patisco molto l'idea che uno deve andare per forza a rimorchio delle tecnologie. Sono i produttori di tecnologia che decidono i tempi. Escono con un nuovo sistema, tutti gli vanno dietro. E perché, voglio dire? La gente non si rende conto. Sì, certo, io faccio i biglietti, faccio i biglietti del treno e dell'aereo su internet, prenoto gli alberghi su internet, però no, con quel gesto condanno alla chiusura le agenzie di viaggio. E questa cosa però uno non se ne rende tanto conto. Cioè, a me fa impressione, questa mancanza di senso collettivo. I suoi cinque pensionati non si riconoscono nella TV di oggi.
No, no, per niente, non si riconoscono per niente, sono persone che per esempio a vedere certi programmi come CSI non riescono neanche a seguirli, sono troppo ritmati, c'è troppa offerta, per loro non è più quella televisione che tiene compagnia in qualche modo, non si riconoscono per niente, mentre invece si riconoscono dove? Nella fabulazione, nella narrazione, ecco. Raccontare storie è un legante, è un legame fra le generazioni, è un collante. Ecco, una società sta insieme se si racconta storie condivise.